Comunque niente, questo ragazzone che incontrai a Koh Tao sulla spiaggia insieme ad altra gente, australiano, bello, ma bello, sembrava Ridge di Beautiful. Facciamo gruppetto il pomeriggio, gente che non va a fare le immersioni, no? Le fumi, chiacchi, fa il bagno, la cannettina, le risate. A un certo punto lui, la ridico velocemente, io dimentico la mia maglietta in spiaggia, perché tanto lì dormivo più o meno. La sera a cena lui si presenta tutto attillato, perché io avevo la maglietta un po' larga, su di lui era attillatissima. Si è messo la mia maglietta e è venuto con quello scherzando, no? Mi ha detto: poi se vuoi te la ridò. Io ho detto: ma te la regalo. Ho detto: tanto me l'ha regalata anche comunque a me. Queste sono molestie, però, esatto. Adesso cioè, poi ride, passeggiamo sulla spiaggia, ok? E lui a fianco a me, io con le mie gambette a X, tutto sfigato. A parte così. Dove sei andato sulla spiaggia da solo a passeggiare? No, per tornare a, no, per tornare a casa. Tu lo fai andare. Lui mi ha detto: vado anch'io da quella parte, ti accompagno. Io, ovviamente, adesso lo dico, non so. Cose che non si possono più dire, ma immaginatevi quegli anni là. Cioè, dentro di me io ero bresciano, sì, di Brescia, e dicevo: cazzo, non farti accompagnare a casa da questo qua, questo te lo vuole buttare, capito? E d'altra voce mi diceva, sì, che era perché ormai vivevo a Milano, sì, Fabio, non fare quello lì di Brescia, di provincia, con la mente chiusa, omofobo, cioè esatto, gay, non gay, sì, che cosa vuol dire? Cioè non essere, non avere pregiudizi, sì. Fabio, figa, non fare quello. Vabbè, dentro la voce dei miei amici: digli che ti piace la figa. No. Allora passeggio, mentre passeggio con le mie gambette X, lui bello, una statua. Mi immagino Jason Momoa. Esatto, immaginati questa scena. Lui, io sono un 80, lui sarà stato quasi 2 metri. Comunque le mie gambettine, tra l'altro, sì, io ero quello più vicino al mare, quindi ero anche un po' in discesa. E claudicante. Sul bagnasciuga ero ancora più piccolo. Sì, lui mentre, sì, passeggiamo, sì, io mi fermo, entro in un bar a bere una, prendo una bottiglia d'acqua e lui entra con me. Io, e io dentro di me dico: pensano tutti che stiamo insieme, però io dico: Fabio, non potevi chiedere aiuto? Aspetta, Fabio, non fare quello di provincia, che anche a gente che non conosce devi far sapere che sei dietro. Ma cosa c'entra? Ma le persone non sono la loro sensualità. Vabbè, niente, questi mi guardavano un po', sorrisi, non, vabbè, vado verso il mio bungalow e lui mi mette la mano sulla spalla, cioè mi abbraccia. Boia. E io poi, e lì paura. La voce dice: però figa, sarai che di Brescia che devi fare il moderno, ma questo ti sta toccando. E io dico: vabbè, dai, in amicizia, sai, anche io ogni tanto prendo abbraccetti gli amici. E mi dice la frase: okay, I wanna fuck you all night. Non so più che me la ma traduco. Era il titolo di una canzone. No, lui mi ha detto: I wanna fuck you all night. Io non parlavo benissimo inglese, avevo avuto 25 anni. E io mi ricordo che mi sono fermato e ho detto: cos'è che vuol fare tutta polizia, la notte? What? E lui mi ha detto: I wanna fuck you all night. Cioè, ti voglio fare tutta la notte. Lui ha visto fare l'amore. No, proprio ciapare nel chio, come si dice a Brescia. Allora, a un certo punto, io lo guardo con questo fare un po' e sento dentro la voce: digli che ti piace la figa. E dico: no, Fabio di Brescia, ma le molestie non hanno. Ormai vivi a Milano, sessuale, lavori a Radio Capital, sei un ragazzo, stai, scrivi libri. In lui, non essere così con i pregiudizi. E lui, a un certo punto, vedendo la paura, probabilmente sembravo Spank quando gli venivano gli occhi pieni di occhi. Col gocciolone. Io lo guardo così e lui mi dice: no, I'm sorry, mi dice, okay, scusami, I want you to fuck me all night. E cioè, sei tu che mi devi fare. E io lo guardo e dico: no, ma è uguale. Cioè, nel senso, non sono proprio. È proprio l'articolo che non mi interessa, anche se lo giri dall'altra parte, non mi interessa, capito? Però cambia un però po'. Però, certo, sarebbe stato situazione meno violento. Sì, ma no, era troppo alto, mi immaginavo in punta di piedi, mi fermava i polpacci. Comunque, io vado nel mio bungalow, lui l'avevo visto bello acceso. Vabbè, ma ormai gli avevi detto questo no. È grosso. Sono entrato nel mio bungalow che sembrava la prima delle tre capanne dei porcellini. Che lui faceva tipo: soffierò! E veniva giù tutto. Ho detto: cazzo, ragazzi, qua un po' così, perché poi era tutto, sai, lì poi è tutto buio. La sera lì è buio, ci sono i lampioni. Lo sapevo, dovevo prendere la casa di mattoni. Ascolta, ma dov'è il terzo porcellino? Dov'è che è la reception del terzo porcellino? Niente, ma posto questo armadietto di merda, che anche quello l'avrebbe buttato, certo, giù. Certo. Ovviamente a ogni rumore, tacchi, mi svegliavo di notte, dicevo: figa! Come quando ho incontrato la tedesca in Messico. Che, certo. Vabbè, questa è un'altra storia ancora. Vabbè. Niente, alla fine ho visto che c'era anche un geco. Ho ancora la foto. Pensate, un geco stava giocando come un coccodrillo e mi sono messo lì a fianco a lui sul soffitto. Ho detto: o facciamo finta che siamo fratelli. Comunque, ora si ride e si scherza. Adesso, però, esercizzare. Sì. Ma ti sei cacato addosso. Cioè, sì. Te lo vedo. Sì, sì. Forse anche per quello che lui ha mollato l'interesse.
ha sentito che qualcosa non andava. Vabbè, comunque scusatemi, voglio dire solo, perché oggi va così, dai, aspetta un secondo. Vai. No, voglio dire una cosa, una volta in Messico vado in questo posto sull'autobus, ve l'ho già raccontato, sull'autobus incontro questa ragazza tedesca bella, bionda, e le do una cuffietta del mio CD, avevo il CD portatile, sai. È il tempo del lei prende la cuffietta, io non parlavo inglese, spagnolo, non parlavo niente, ok? Tutto così. Metto la cuffietta, lei mi guarda, scendiamo vicino a Tulum, e lei mi dice in inglese: "Do you wanna share a room?" Vuoi dividere la stanza per pagare meno? Io che venivo da che la vita non mi aveva regalato niente, che erano solo inculate, quando qualcuno ti offriva qualcosa c'era un inculato, quindi io ho vissuto, ancora adesso sono così, io vivo sempre col sasso in tasca, come dice Gianluca, no? C'è sempre il sasso in tasca, ma mi sei figlio di Nissi. Quindi io vado in camera con questa e dico: ah, quindi accetti. Beh, certo, ma pure bella, quindi figurati, una bella tedesca bella che vede me, che vuol dormire con me nella stanza, non nel letto, nella stanza. C'è del marcio. Qua ho detto: stanotte, appena mi addormento, dalla finestra entra il fidanzato, mi danno quattro randellate e mi portano via tutto. Senza per fidanzato, le randellate. Lei a un certo punto tira fuori il rullino delle macchine fotografiche, sai che c'erano i rullini grigi, così. Tira fuori pieno di ganja. Mi ha detto: tu fumi? Io ho detto: cioè, sì. E io dico dentro di mia mente: fumo, cazzo, mi vogliono stordire, hai capito? Adesso mi vogliono stordire, non è possibile che la vita mi stia dando tutta questa roba qua, una figa, mi porta da fumare, dividi alla. No. Mi sono messo il marsupio intorno al polso e l'ho tenuto sotto il cuscino, ho dormito tutta la notte così. Madonna. Ogni niente, oh, due giorni, al terzo abbiamo fatto l'amore, ma io i primi due giorni che lei ne voleva io talmente non mi fidavo, e io ho detto: vedi com'è la vita, se tu non sono mica scemo. Quando me ne sono andato col pullman, lei piangeva alla stazione. Capito? E io dicevo: senza sapere. E io dicevo: secondo me la prossima volta alla stazione, lei, adesso che mi sono fidato, abbiamo anche scovato tutto, mi fregherà. Niente, io non riuscivo a mollare il sasso in tasca. Scusate. Tutto. Dovevamo fare il momento elettronico. Il momento elettronico. No, il momento Adriana dovevamo fare. Niente. Vabbè, ma dai, ragazzi, oggi va così, è festa.